Finisce 81 a 59 per la Mucambo Pallacanestro Chieti contro Ravenna. Arriva il primo successo stagionale casalingo dopo la beffa della gara d'esordio di Cividale. Quattro uomini in doppia cifra. Benissimo Jackson e Vranchic vicini ai 20 punti personali, presidente Marchesani. Esordio con doppio segno più, c'è da essere soddisfatto. Diciamo che oggi è stata una bellissima giornata di sport con una cornice di pubblico molto importante. Abbiamo contato circa al botteghino 1.000 presenze. Come hai detto, Jackson non lo scopriamo oggi perché è una realtà ormai assodata in Italia da qualche anno e ha fatto vedere il suo valore, però invece una bella sorpresa è l'esordio di Josip Vranchic, che veramente ha giocato bene sia sotto le plance che in attacco da tutte le parti, quindi realizzando credo 18-19 punti. Purtroppo, dico purtroppo, potevamo averlo a Cividale ed avere oggi una classifica che diceva più 4. L'altro aspetto importante l'ha sottolineato lei, presidente Marchesani, la bella cornice di pubblico tornata al Palatricalle. Dopo la sofferenza per il Covid, sta ripartendo lo sport in generale, lo possiamo dire? Assolutamente sì, oggi avere circa 1.000 presenze qui al Palatricalle è stato veramente molto bello, è stato un pubblico molto caloroso, in alcune circostanze è stato determinante, è stato il nostro sesto uomo in campo, si è fatto sentire. Ecco, bisogna continuare con questo pubblico così importante anche nelle prossime gare e soprattutto bisogna continuare a far vedere questo bel gioco e faccio i miei complimenti ancora per una volta a Coach Raiola perché veramente oltre che a vincere ci stiamo divertendo ed è la cosa più bella. Stefano Raiola, partita convincente di Chieti dopo l'amarezza di Cividale, squadra che gioca bene, a parte un inizio un po' con qualche tensione, poi la gara è andata via piuttosto facile. Sì, guarda, devo dire che abbiamo fatto un'ottima gara, siamo partiti male, un po' contratti probabilmente, comunque sempre l'esordio. Ricordiamoci che abbiamo una squadra con Ancelotti e Jackson veterani, poi il più vecchio, tra virgolette, è Mastellari con 26 anni e gli altri sono tutti sotto i 23-24, quindi la squadra è giovane, naturalmente l'esordio in casa può portare un pochino di tensione, di nervosismo, però dopo devo dire che la partita l'abbiamo interpretata bene, abbiamo messo più intensità, abbiamo giocato in attacco più fluidi e abbiamo fatto un'ottima La partita. cosa che piace molto è la qualità del gioco della sua squadra. Beh, la qualità poi la danno sempre i ragazzi in campo, quindi la qualità sicuramente senza giocatori non ce la puoi avere, però dobbiamo migliorare tanto perché secondo me abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo lavorare. Abbiamo il tempo per farlo, anche perché nelle ultime 2 o 3 settimane purtroppo a causa di alcuni acciacchi non eravamo mai completi, quindi sai, sviluppare delle cose nuove a inizio anno non è tanto semplice, però io sono molto contento della vittoria e quindi poi lavorare dopo una vittoria è un po' più semplice. Rispondimi solo sì o no. Quasi 20 di Vranchic nella sua gara d'esordio, quando sei arrabbiato per il mancato esordio di Cividale? No, mi dispiace purtroppo che non è stata la partita, non è detto che magari ci stava Vranchic, se fosse stato Vranchic avremmo vinto con certezza, perché sempre in 5 stiamo in campo, quindi questo non lo possiamo dire. Sono rammaricato per i 2 punti che comunque anche senza Vranchic ci avremmo potuto conquistare, però il campionato è lungo, l'ho detto prima della partita di Cividale, il campionato comincia ma non è che finisce a Cividale, non è che finisce stasera, adesso dobbiamo andare a Ferrara, lavorare bene in settimana e fare di tutto per conquistare i 2 punti fuori casa.